Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Stavolta vi voglio parlarvi delle novità di Paola P. Ho avuto il piacere di essere all'evento appunto in cui presentavano i loro nuovi prodotti, in particolare il fondotinta che si chiama Drop and Go. Queste sono le schedine, diciamo, stampa. E poi l'altra novità è il gel per le sopracciglia. In questo video, come sempre, vi parlo all'inizio del prodotto, poi vi faccio vedere l'applicazione, quindi come ho realizzato questa base viso, come ho definito le sopracciglia con questi prodotti, per farvi vedere comunque come sono e come si comportano sulla vostra pelle o questa volta anche sulle vostre sopracciglia. E alla fine vi faccio le mie considerazioni finali, quindi la mia review su questi prodotti perché li ho testati ovviamente in questo periodo. Sono passati quasi 10 giorni, quindi mi sento ovviamente di potervi dire la mia opinione. Detto questo, quindi passiamo prima di tutto al fondotinta. Il fondotinta arriva con questa cascatolina qui che ha il damascato e si chiama Drop and Go. È un fondotinta goccia in goccia ultra leggero con la durata di 24 ore. Quando apri la scatolina ha la confezione di vetro, il contagocce appunto perché è un fondo in gocce. La colorazione che utilizzo io è la numero 02 e praticamente Paola P è stata molto attenta a essere abbastanza inclusive, quindi ha creato praticamente tutta questa serie di fondotinta e in più ha creato questo colore che dovrebbe essere il numero 7 per dark skin. Può essere miscelato comunque sia anche a tutte le altre colorazioni, quindi ognuno di noi più o meno può riuscire a trovare la sua tonalità se non la dovesse trovare appunto tra le shade disponibili. Il costo di questo fondotinta è di 31,90 euro e appunto dalla scheda tecnica ci dice che ha una durata di 24 ore, che trovate scritto anche nella confezione. Ha un finish matte, leggero, modulabile, ma che resta comunque diciamo sulla pelle abbastanza luminoso e confortevole, e appunto è pensato per questa stagione calda per andare a durare anche sudate, insomma se avete difficoltà, ed è pensato per tutti i tipi di pelle. Poi abbiamo il pot appunto per le sopracciglia che si chiama Dreamy Eyebrow Gel Pot per sopracciglia. Anche di questo qua io ho la colorazione 02 castano chiaro. Questa qua è la confezione sempre classica con il damascato nero. E questo qua è il pot. Voi lo aprite praticamente e è un classico gel. E io ho preso la 02, nonostante io ho i capelli abbastanza chiari, però sono dal sottotono freddo, ho preso la colorazione 02 perché la 01 era troppo calda, questa qui invece era secondo me perfetta. Quanto riguarda questo gel, anche questo qua viene definito waterproof, molto facile da stendere, infatti è molto molto morbido. Tre colorazioni diverse, la 01, la 02 e la 03, e questo qua ha un costo di 19,90 euro. E poi con il fondotinta ci veniva fatta anche provare la loro blender, eccola qua. Io l'ho utilizzata appunto per realizzare questo make-up. Era dentro questa confezione, ovviamente così è bagnata. E è una blender di quelle là, non troppo morbide, abbastanza consistente. Quando la bagnate diventa molto grande, e io la utilizzo, come vedete poi nel video applicazione, per stendere i correttori e non il fondotinta, perché per il fondotinta io voglio sempre maggiore copresa e, come scritto appunto anche lì, come viene spiegato, per fare questo c'è bisogno di un pennello a setole fitte, e è quello che faccio io. Invece questa qua la utilizzo appunto per stendere i correttori. Detto questo, questa presentazione generale, vi lascio appunto al video tutorial in cui li applico per farvi vedere come funzionano. E vi voglio anche dire che nel video tutorial io non ho tutti i prodotti di Paola P, quindi vedrete ovviamente questi prodotti all'opera. Poi per il resto del make-up ho dovuto utilizzare dei prodotti che avevo io appunto, perché quelli specifici del brand non li avevo. Ho potuto però testare appunto all'evento il correttore, ed è molto molto valido. L'illuminante, quello dell'ultima collezione, che si chiama Flare, che è veramente molto bello. E poi ovviamente ci sono i Paint for Lips, che sono le loro tinte labbra, che veramente secondo me sono tra le tinte labbra migliori che ci siano in commercio. Detto questo, non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio il tutorial e ci vediamo alla fine appunto per le considerazioni finali. Partiamo con
Il make-up degli occhi è già realizzato perché non ho nessun prodotto per gli occhi di Paola P, appunto, quindi l'ho realizzato con la palette di Nabla. E partiamo subito appunto con il fondotinta che vi ho mostrato precedentemente. Vado a shakerarlo per bene perché è un fondotinta liquido, quindi è bene shakerarlo bene. E poi lo vado ad applicare. Come vi dicevo prima, io preferisco applicarlo con un pennellino come questo qui, dalle setole piatte e molto molto fitte, come viene anche consigliato appunto dai makeup artist di Paola P, perché dà più coprenza. Volendo, se volete meno appunto coprenza, quindi non dovete andarlo a modulare di più, potete tranquillamente andarlo ad applicare con la blender bagnata. Detto questo, io vado appunto a shakerarlo e poi lo metto direttamente, lo vado a prelevare con la pompetta e lo vado ad applicare direttamente sul viso. Io, come vedete, vado in dose generose perché a me piace comunque la base bella, bella coprente. Prendo uno specchio perché altrimenti sarebbe impossibile. E vado appunto a stenderlo. Inizio. Allora, come vedete, è facilissimo da stendere, scorre veramente molto molto bene sul viso. Io non ho applicato nessun primer in questa occasione per farvi vedere appunto come rende il fondotinta al meglio, al naturale. Ovviamente se applicate un primer sotto la sua durata e anche l'effetto poreless, soprattutto se è un primer siliconico, va ovviamente a migliorare. In ogni caso, io non è che tutti i giorni sinceramente applico il primer, quindi lo vado tranquillamente ad utilizzare anche così. Come vedete, praticamente io il fondotinta, quello che avevo applicato, e poi avete visto che era una dose abbastanza generosa, l'ho già steso e è stato veramente facilissimo stenderlo. Ed è praticamente, vedete che resta leggermente luminoso, ma non mi fa per niente spessore sul viso. Però, come vedete, ancora per me qui sono rimasti dei rossori, sia qui che di qua, non tantissima roba, però qualcosa è rimasto, quindi sicuramente devo andare con un altro pochino, un pochino in più di prodotto appunto per andare a dare maggiore coprenza. Quindi vado a riprendere appunto il mio fondotinta e stavolta invece di applicarlo direttamente sul viso, siccome voglio andare solo in determinate zone, lo applico sul dorso della mano e poi lo vado a prelevare direttamente con il pennello. È abbastanza facile da modulare perché appunto non vi lascia particolari striature e particolari segni, quindi insomma potete andare a lavorare abbastanza bene. Io vado, torno sempre in questa zona qui, poi nell'altra guancia di qua, che sono praticamente le zone per me con più problematiche, e poi vado bene sotto il collo a sfumarlo. Questa è praticamente esattamente la mia colorazione, quindi non si stacca dal collo, però è sempre meglio andare a sfumare per bene, per evitare magari, poi questa è una luce comunque sia a LED artificiale, magari alla luce del sole, per andare ad evitare l'effetto mascherone. Poi, come ho visto da Mr. Daniel Makeup, che consiglia sempre una volta che avete steso il fondotinta con il pennello per andare a farlo entrare maggiormente sulla pelle, di andare con la blender bagnata, inumidita, questa qui ovviamente è quella di Paola P che già vi ho fatto vedere, e andare a fare delle piccole pressioni sul viso in modo da far penetrare bene il prodotto all'interno della pelle. Allo stesso modo, se per caso vi è rimasta qualche piccola strisciata di cui non vi siete resi conto, andrà tolta e in più rimane praticamente anche l'eccesso che vedete un pochino comunque sia ce n'era, l'eccesso cioè quello che la pelle non ha preso perché magari era troppo, rimane sul pennello, quindi quando voi poi passate con la cipria vi date quei bruttissimi effetti polverosi o cose del genere. Quindi, fatto questo, devo passare a farvi vedere appunto l'effetto.
Ho avvicinato un pochino la camera e come vedete i rossori e le discolmie sono quasi del tutto coperti, non del tutto perché sicuramente non è un fondotinta di quelli lì ad alta copertura, perché vedete queste due discolmie che sono quelle più diciamo evidenti del mio viso, comunque sia si vedono, si intravedono, quindi devo andare per forza sopra con un correttore, però il resto del viso come vedete il finish è super luminoso. Quindi adesso che cosa faccio? Io vado a utilizzare ovviamente il correttore nelle occhiaie e in questi punti e ovviamente, come dicevo prima, non avendo tutti i prodotti di Paula P, quindi il correttore, utilizzerò il mio correttore, diciamo, solito, quello che utilizzo sempre. E parliamo del MAC Prolongwear Concealer della colorazione NV20 per le occhiaie, perché è leggermente rosato. Poi sopra vado sempre con questo qua di Sephora, che è l'Eye Coverage Concealer. La colorazione che utilizzo io è la Cream, è la numero 20. E appunto poi ci vado sopra e vado anche su queste zone qui che dicevo leggermente arrossate. Queste qua invece, tutti e due i correttori li sfumo con la blender. Questo fisso tutto ovviamente con una cipria e in questo caso utilizzo quella in polvere libera di Mulac, quella dal sottotono giallo che si chiama appunto Yellow tra l'altro, e ne utilizzo veramente poca 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 perché questo fondotinta e anche questi correttori non hanno necessità di fare troppo baking o troppo lavoro perché si settano da sé parecchio. Si settano abbastanza bene, quindi secondo me è inutile andare con troppe polveri, soprattutto adesso che inizia il caldo. Il viso è sì abbastanza anche coprente perché io ho cercato di modularla, però non troppo, è abbastanza leggera, almeno per i miei standard. Detto questo, andiamo invece a definire le sopracciglia perché si chiama Dreamy Eyebrow, io ho la numero 02 castano chiaro. Vado ad applicare con un pennellino angolato, ho trovato questo qua di Essence che si chiama Precise Eyeliner Brush, sarebbe per l'eyeliner, però mi ci trovo molto molto comoda per fare anche le sopracciglia. Vi avvicino di nuovo così vedete bene la stesura. È molto morbido, quindi ci vado piano con il pennello, altrimenti creerei veramente dei disastri. E vado leggermente a appunto riempire e a definire le mie sopracciglia. Come vedete, io comunque sia di base non è che sono messa malissimo, però è sempre meglio andare a ridefinire un pochino i buchini soprattutto. In questa zona vado leggermente sopra, diciamo, le mie sopracciglia, i miei peletti. E poi cosa che faccio? Siccome secondo me finiscono troppo presto, le vado a tirare leggermente più giù. In questo modo le faccio leggermente più lunghe. Io non amo troppo le sopracciglia, troppo definite, troppo ispessite rispetto al mio viso, quindi preferisco sempre dare questo effetto naturale. Come vedete, la differenza c'è perché queste qua sono sicuramente più delineate e disegnate, però non vado a stravolgere completamente la forma delle mie sopracciglia. Come avete visto, comunque sia stenderlo veramente ci vuole un secondo perché è una formula molto molto morbida, quindi si stende facilmente e molto bene. E nonostante questo, poi si va comunque sia a fissare. Ho definito le mie sopracciglia e sono a posto. Questa qui quindi è la base viso realizzata e queste sono le sopracciglia. Vi lascio alle conclusioni finali e spero davvero che questo mini tutorial in cui applico tutti i prodotti vi sia stato utile appunto per vedere in pratica come sono e come reagiscono sulla pelle. Eccoci qua quindi per dire che cosa penso infine di questi prodotti. Per la mia review, ovviamente è una review super sincera, e vi dico come mi ci sono trovata io. Partiamo subito dal fondotinta.
Allora, questo fondotinta, come vi dicevo appunto durante l'applicazione, nonostante nella presentazione ci sia scritto che è un fondotinta modulabile e coprente, io trovo che abbia una coprenza che arriva a un livello medio, non arriva secondo me assolutamente ad un'alta coprenza, perché come avete potuto vedere i rossori sul mio viso, quelli un pochino più accentuati, diciamo, sono dovuta andarli a correggere con un correttore. Ha un bellissimo effetto, è ultra leggero, anche dopo che voi l'andate a stendere non fa per niente l'effetto mascherone, però la coprenza resta media, medio bassa. Per quanto riguarda la durata, c'è scritto durata 24 ore. Io devo dire la verità, a me non dura esattamente 24 ore. Io ho provato ad utilizzarlo per tutto il giorno e nella zona T comunque mi si è lucidato, quindi sono dovuta andare con la cipria a ritoccarlo, la cipria in polvere libera appunto a ritoccarlo, perché se no comunque mi si lucidava, e conoscendo la mia pelle, dopo che mi si inizia a lucidare di solito poi mi si inizia a muovere, quindi prima che succedesse questo appunto sono andato a fermarlo, quindi sicuramente ha una buona durata, però durante il corso della giornata sono dovuta andare appunto a settarlo di nuovo un pochino con della cipria. Detto questo, però, per il resto ha una buonissima durata, non va in giro e non fa nessun tipo di disegno strano sul viso, come magari succede a volte con altri fondotinta, e non va ad evidenziare i pori. Se lo vogliamo paragonare ad altri fondotinta, diciamo famosi in gocce, ad esempio il NYX Total Control. NYX Total Control è decisamente molto più coprente rispetto a questo qua, è molto più modulabile. Con questo qua, anche se sono andata a stratificare, non arrivate appunto a un'altissima coprenza, mentre con il NYX sicuramente andate a una coprenza più elevata. La consistenza è comunque diversa, perché questo qua è sì in gocce, però leggermente più pastoso, mentre questo qua resta molto più leggero. Questo qua, secondo me, io provandolo, insomma, no? Poi ho fatto anche la comparazione su Metaviso e Metaviso da sola, perché mi ricordava molto l'Armani Maestro. Anche questo qua è molto molto liquido, non so chi di voi l'ha provato, e secondo me si assomigliano parecchio. Anche questo qui ha una coprenza che non arriva ad essere molto alta, un full coverage, e secondo me questi due sono molto molto simili, quindi se avete a casa l'Armani Maestro o l'avete provato, questi qua insomma si somigliano parecchio, per fare appunto una comparazione. Poi passiamo alla spugna. La spugna, come vi dicevo, adesso l'ho aperta, eccola. La spugna, come vi dicevo, è una di quelle là che resta un pochino più dura. Io di solito preferisco quelle più morbide. La mia preferita è quella di Real Techniques, per capirci, e è una buona spugna per il fondotinta. Non mi piace tantissimo perché appunto va a togliere coprenza. Io assolutamente non voglio che vada a togliere coprenza. Invece, per la stesura dei correttori, secondo me è una buona spugna, però sappiate appunto che è una di quelle un pochino più durette. Per quanto riguarda invece l'ultimo prodotto, che è il Dreamy Eyebrow, sempre per farvi una comparazione, per farvi capire magari se voi avete questo prodotto, se voi lo comparate, diciamo, al Brow Pot di Mulac, sicuramente questo qua di Paula P è molto più cremoso e molto più scorrevole. Questi qua di Mulac sono molto duri, anche quando li andate a stendere dovete starci a lavorare un pochino di più, perché appunto hanno una formulazione diciamo più secca, quindi è più difficile appunto andarli a no, più difficile, ci vuole di più ad andarli a stendere, però con quello di Mulac potete magari anche andare a disegnare i peletti. Questo qua invece è un ottimo 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 brow gel, veramente è fantastico. Come avete visto in applicazione, io l'ho steso con 3 secondi, veramente tutte le mattine l'utilizzo, ci vogliono 3 secondi appunto perché è morbido, però è un gel di cui vi si può fidare, perché appunto poi si va a fissare, si va a settare, quindi non è che dopo durante il giorno vi trovate, non lo so, le sopracciglia una in su, una in giù, no, si fissa. E io dopo vado sempre con un gel fissante per le sopracciglia, appunto per cercare di non far muovere i peletti in generale durante la giornata, durante la mattinata. Però questo qua è veramente un ottimo prodotto, e come vedete io l'ho utilizzato tanto, ma ancora praticamente è tutto qui, perché ovviamente essendo così scorrevole ve ne basta pochissimo, perché le va a disegnare in maniera perfetta. Io, come vi ho fatto vedere, utilizzo quel pennellino di The Essence, questo qua, che in realtà sarebbe per l'eyeliner, perché appunto è angolato,
e è abbastanza fine, con questo qua ci metto veramente 3 secondi. Niente, questo è tutto. Spero che come sempre questo video vi sia stato utile, se sì iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosiscono, se li avete provati, se avete provato altri prodotti di Paola P. E niente, questo è tutto, ci vediamo alla prossima.